Oltre 40 atlete impegnati attraverso gare di arti marziali di tradizione millenaria, individuali e squadre nella specialità a mani nude e con armi. Grande successo per la prima festa Sholin Kwa Fa, kermesse agonistico formativa dedicata alla millenaria disciplina orientale che si è tenuta a Roma lo scorso weekend presso l'impianto sportivo della Fondazione Santa Lucia. 1 a 2 giorni di manifestazione organizzata dall'associazione Sholin Kwa Fa del monaco di 34esima generazione, il maestro Shi Yan Hui, con la partecipazione di 20 scuole Shaolin italiane. Noi come istituzione di riabilitazione collaboriamo con varie associazioni sportive perché anche la medicina dello sport, lo sport è una parte importante della riabilitazione, il movimento per la migliore salute. Quindi abbiamo firmato un accordo di collaborazione con l'associazione Shaolin Kwan Fai e abbiamo ospitato volentieri questa gara che è importante, diciamo, per tutto quello che può essere miglioramento dei movimenti, miglioramento della salute. C'è un bel clima qui tra i maestri che arrivano da tutte le parti d'Italia. Sì, l'associazione Shaolin Kwan Fa con cui noi collaboriamo ha delle sedi in varie parti d'Italia e sono venuti e questa è la loro prima manifestazione nazionale in cui svolgono una gara qui da noi. Non solo sport, c'è una dimensione della salute. Certamente, perché diciamo, il metodo migliore per star bene non sono cose passive come massaggio e altre, ma una parte attiva di mantenersi in forma tramite esercizi e attività sportive. Saranno altre iniziative del genere, come la Fondazione Santa Lucia? Noi abbiamo un accordo di collaborazione con l'associazione Shaolin Kwan Fa, stiamo portando avanti varie iniziative, stiamo studiando e piano piano le mettiamo in pratica per beneficio per l'utilità dei malati e per motivi di studio. Siccome la nostra associazione è la rappresentante ufficiale del monastero Shaolin, oggi il nostro obiettivo è una competizione. Questa è la prima, l'amicizia. Secondo, competizione. Spero che questa competizione è principale per valutare il livello delle allievi. Per quello che riguarda la cultura è una cosa affascinante e molto bella. Comprende dalla salute alle arti marziali, alla filosofia, alla meditazione, per cui è un viaggio completo per chi ama la disciplina delle arti marziali a 360 gradi, non solo come attività fisica. Lo Shaolin in particolare è un tipo di disciplina che sia i bambini sia gli adulti in tarda età possano cominciare a praticare. Per cui è una disciplina molto bella e completa e salutare. La prima cosa si guarda alla salute del corpo. Per quello riguarda la 2 giorni che abbiamo fatto qui, è sempre una cosa bella poter confrontarsi con gli altri colleghi di tutta Italia che magari conosciamo di nome ma con cui non abbiamo mai avuto possibilità di confrontarsi. I nostri allievi si confrontano con altre realtà di altre scuole e noi insegnanti ci mettiamo un pochino in dubbio, perché abbiamo la possibilità di confrontarsi e capiamo che ci sono altri sistemi di allenamento magari oltre al nostro. Questo è un pochino. Poi avere l'opportunità di stare con il maestro Cigna qui per me è sempre una cosa che mi riempie di emozione e mi fa sempre molto piacere. Siamo avvicinati non adesso ma parecchi anni fa, però adesso abbiamo avuto la fortuna nel 2007 di incontrare il maestro Shiyan qui e quindi stiamo cercando di apprendere bene quello che è lo Shaolin cinese, che una cosa è farlo in Italia, una cosa è farlo in Cina. E l'esperienza di oggi è stata un'esperienza bellissima, ci sono 2 giorni che stiamo lavorando con gli atleti sia del maestro che i nostri per fare questa gara a livello diciamo nazionale. Sono venuti da tutte le parti, da Milano, da Roma, da Matera, dalla Sicilia e speriamo che riusciamo a fare una bella manifestazione. È un'esperienza che coinvolge una dimensione sportiva ma anche la salute questa. Certo. Il maestro ci tiene molto alla cultura Shaolin, che non è soltanto l'arte marziale, ma anche il benessere della salute, diciamo il benessere psicofisico e mentale. Loro fanno molto meditazione, concentrazione, Qigong, esercizi per la salute e quindi non è soltanto un'arte marziale.
Il 27 gennaio prossimo, giornata mondiale della memoria.